Partiamo da questa che è la preparazione, diciamo, più basic per i restauri adesivi, cioè la più semplice, quella che poi alla fine è stata sdoganata un po' da tutti come la preparazione per restauri adesivi. Allora, quindi tendenzialmente è una preparazione che non è flat, cioè non è orizzontale, ok? Perché deve tenere conto che il dente non è orizzontale, quindi ha una cuspide che è un po' più alta e ha un solco, che poi qua c'è la cresta, quindi il solco è ancora più basso. Quindi l'idea è che quando vado a fare questo tipo di riduzione, io vado a ridurre più o meno 2 mm in modo omogeneo da qua a qua. E quindi ottengo una preparazione di questo tipo. E generalmente quello che ho qua in mezzo è un build-up. Questa è una preparazione classica, appunto, del caso che dicevamo stamattina. Ho una MOD. Ok, ho una MOD, quindi qua abbiamo un po' voluto simulare, magari un piccolo build-up in composito, qua abbiamo voluto simulare un pochino magari la dentina, qua lo smalto, per darci anche un'idea un po' più. Qui ovviamente notiamo che lo spessore dello smalto si riduce un pochino perché andiamo verso cervicale. E quindi l'idea è che noi otteniamo, facciamo un bel build-up centrale, però avendo una grossa MOD con le pareti abbastanza sottili, abbassiamo le cuspidi. Facciamo il nostro build-up centrale e otteniamo questo tipo di preparazione. L'ho messa per prima perché secondo me qua alla fine è una tra le più classiche in un dente devitale per fare un overlay.